notizia di poche ore fa che lei, Presidente, ha presentato una proposta di riforma della legge elettorale abruzzese. Ho depositato in questi giorni una proposta di riforma di cui discutiamo già da almeno 6 mesi, perché da oltre 6 mesi avevo annunciato e mi ero confrontato con tutte le forze politiche, in particolare con la maggioranza, ma anche con almeno le principali forze politiche e gruppi dell'opposizione, su alcuni principi che io ritengo possano migliorare l'attuale legge regionale. Non c'è uno stravolgimento, io credo che la legge elettorale esistente nei suoi fondamenti vada bene, debba essere conservata. I fondamenti sono l'elezione diretta del Presidente, il premio di maggioranza, la coalizione direttamente collegata al Presidente, che garantisce quindi ai cittadini di poter scegliere il Presidente della coalizione che deve governare, e a questa coalizione gli consegna anche una maggioranza, una minima maggioranza per poter garantire che il programma di governo possa essere attuato. Sono già 2 elezioni che si fanno con questa norma, come tutte le cose credo possano essere riviste, migliorate, fatte una sorta di tagliando. Ho fatto delle proposte sulle quali chiedo una discussione la più ampia e la più serena possibile. Serena anche perché, ripeto, se non dovessero esserci le condizioni per affrontare serenamente questo dibattito, ce ne faremo una ragione e andremo al voto fra 18 mesi con la legge attuale, che comunque nei suoi fondamentali funziona. Però io ho scritto una legge e l'ho firmata da solo, perché non voglio né impegnare la maggioranza, nel senso che non fa parte del mandato di governo, e quindi ognuno è libero di apportare il proprio contributo critico a questa proposta, ma soprattutto è un segno di rispetto verso le minoranze, verso le opposizioni. Non abbiamo presentato una legge blindata da un accordo di maggioranza che poi rende impossibile, come dire, discuterla, migliorarla, cambiarla, integrarla con il contributo delle opposizioni. Lo sto presentando con almeno 18 mesi di anticipo rispetto al voto, anche per stare distanti dal momento del voto, non coltivare, non alimentare nessun sospetto che ci sia una volontà, no, di cambiare le regole a favore di qualcuno in prossimità del voto. Quindi se da parte delle forze politiche si vorrà cogliere questa opportunità di migliorare la legge esistente, possiamo farlo nei prossimi 3-4 mesi, arrivare al voto e a fare una nuova legge elettorale con la più ampia condivisione possibile. Si tratta di scrivere le regole fondamentali del gioco ed è meglio scriverle insieme, con almeno un anno di anticipo rispetto al momento elettorale. Spero che queste condizioni di serenità e di dibattito trasparente, aperto e sincero si possano creare, senza appunto prestarsi a strumentalizzazioni o a polemiche che non servono a nessuno, e se questo avverrà io credo che avremo fatto un passo in avanti per garantire una migliore rappresentanza al nostro territorio. Presidente, i principali punti della riforma elettorale? Io invito a riflettere, questa è la proposta che faccio, sul superamento dei collegi provinciali, facendo una unica lista regionale di candidati, perché questo serve ad evitare la frammentazione del territorio, a superare gli eccessi di campanilismo e di localismo che hanno sempre penalizzato e indebolito l'Abruzzo e anche indebolito l'azione amministrativa, perché gli assessori, ma anche gli stessi consiglieri, hanno una tendenza naturale poi a coltivare solo la parte di provincia e neanche tutta la provincia a volte da cui sono stati eletti, e a non invece ragionare con uno sguardo più ampio e di sintesi sul benessere e sugli interessi dell'intero territorio regionale. Il collegio unico regionale consente appunto di poter fare politica su tutta la regione con uno sguardo più elevato e più alto di chi sta eccessivamente concentrato sul proprio ristretto bacino personale elettorale. Questa, diciamo, è la principale. Di conseguenza introduciamo la tripla preferenza di genere, come funziona con le elezioni europee, che consente anche appunto a più consiglieri, a più candidati di diversi territori magari di fare squadra e quindi di creare questo meccanismo di interscambio. Appunto, anche questo serve a superare l'eccessivo isolamento dell'uno contro tutti che avviene con le campagne elettorali in cui c'è la
diciamo, minore scelta con le preferenze, e poi qualche correzione tecnica, perché abbiamo verificato anche nell'ultima elezione come magari una coalizione che ha preso il 30% ha meno eletti di una coalizione che ha preso il 20%. Questo, c'è un tecnicismo nell'attribuzione dei seggi che io credo sia utile correggere per dare una rappresentanza più veritiera e più aderente alla realtà dei fatti in Consiglio regionale.